cosa vuoi dire alle Larry Verdi? Sono chitarre che le tiri fuori e ti cade la mascella perché sono già pronte per essere suonate. Lo strumento sull'acustica è sempre un prenderci, no? Perché la maggior parte delle volte le acustiche suonano bene faccia a faccia, però poi quando vengono elettrificate, insomma, lasciano un po' desiderare. Io ho trovato questo compromesso validissimo, che me la fa apprezzare dal vivo, quindi dalle semplici strumming. Alle parti più soliste. Qui c'è anche la parte da solo. La combinazione tra la chitarra e il sistema che monta lo stage pro amp dell'Airbex, che rende questa chitarra molto versatile da utilizzare sui palchi. Ti racconto un piccolo aneddoto. Nel 2016 il Fonico aveva previsto un microfono perché giustamente non gli piacciono le chitarre acustiche elettrificate. Io sono anche tecnico del suono, quindi anche queste paranoie sugli strumenti, soprattutto acustici, avendone girati tanti, e gli dissi: guarda, non ti preoccupare, vedrai che non ce ne sarà bisogno, perché non è il solito suono del piezo, che il piezo sono efficaci, ma a volte tremendi. Ci sono anche dei piezo carini, però la maggior parte lasciano desiderare. E gli dissi: no, non ti preoccupare, ti porto una chitarra che rimarrà a bocca aperta. Arrivo alle prove e c'è sto microfono. Guarda, tienilo da parte, proviamola prima e poi mi dice: proprio, cioè, non si può ascoltare, lo facciamo. Collegare il jack. Suonato, disse: ma stiamo utilizzando il microfono? No, no, non è così. E quindi alla fine è per suo, sì. In studio ho registrato proprio di recente un disco, e tra l'altro, non avendo tempo, io ho uno studio portatile, quindi anche nelle tournée mi porto dietro sempre una scheda audio, e le chitarre acustiche le ho fatte tutte in questo modo, proprio di recente, proprio utilizzando col cavo, quindi senza microfono, usando il trasduttore. Cioè sfido, perché mi metto in gioco sia come chitarrista che come tecnico del suono, a riconoscere lo strumento è stato ripreso con il microfono.